Allora, io sono Marcus Clone, signore e signori, bentornati in una nuova puntata della Magicraft 2. Nell'ultima puntata abbiamo fatto questo. Bam 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 bam, abbiamo fatto questo. Un piccolo recap: abbiamo livellato con materiale migliore il nostro ciccio degli incantesimi. Abbiamo fatto un incantesimo di fuego che non troverò mai più, eccolo qua. Abbiamo fatto i due altari che, oltre a produrci, questo qui ci produceva Neutral Essence, questo qui ci produce Dark Essence e questo Light. Light con la luce del sole, l'ho upgradato con il gold e adesso abbiamo, non me lo dice perché, ecco, devo vedere con questo, abbiamo 21.900 che alimenta il nostro Arcane Reconstructor con cui possiamo riparare le cose, con questo effetto meraviglioso, mentre di qua abbiamo il ciccio che uccide i mob. Vediamo, qui c'è ancora dell'aura, quindi io se ci mettessi delle torcette potremmo rivedere i mob che vengono spawnati. Eccoli qua, attenzione, s'il vous plaît, eccolo qua, un bel ragnetto preso, mangiato dal nostro buco nero e ci viene data un po' di energia. 32.000, minchia signor tenente. Ora, prima di andare avanti con tutte le nostre questine, mi sono accorto che sto un po' a merda con i materiali, perché per fare questi quattro blocchi sono andato a scavare un pochino, già ce n'avevo una ventina, trentina se non sbaglio, e però, cioè, davvero scarso, scarsissimo. Cosa c'è che ci dà gli ore in questo pacchetto senza che noi andiamo a scavare? Allora, abbiamo l'orchidea della, non si chiama, si chiama Orechid, eccola qua, della Botania, ma è molto molto lontana, dobbiamo fare prima il portale degli elfi, non che non lo faremo, ma non lo faremo adesso. C'è però un rituale fighissimo, ma proprio figo, figo, figo. Sono due rituali fighissimi che voglio assolutamente farvi vedere. Quindi andiamo a prendere dell'ossidiana, oh, sento cielo, e io dovrei aver fatto, messo qui dentro 64, perché qui sotto c'è un hopper, tac, impostato in questa maniera, e se tu ci metti le slate, cioè la stone, ti entrano le slate proprio che ci servono, quelle lì che ci servono per fare le ritual stone. Perfetto, andiamo di qua, opelà, e facciamo con la nostra stone, ritual stone. Ci facciamo prima, se non metti l'orbino, Marcus Cron, l'affare non si combina, perché è un orbino, dobbiamo andare a metterlo qui dentro, e purtroppo, come al solito, non vuole mettersi da solo, e dobbiamo farlo così, perfetto. Ne facciamo sì, una ventottina, perfetto, perfetto, e invece di queste ci mettiamo quattro di queste per fare un'altra Master Ritual Stone, ma visto che ci stiamo, mettiamone un'altra ancora. Ho finito l'ossidiana, non la mettiamo più. Allora, per ottenere quello che voglio ottenere, ovviamente, come al solito, come al solitissimo, ci serve... No, ma l'avevo già fatto. Un obelisk va fangula, mamma da sora, da frate. Ci abbiamo anche due reward bag da aprire, ragazzotti. Ciao, ciccio. Lievito, come l'hanno chiamato nei commenti. Vai, lievito. Saluta Massorata. Ci serve, ci serve, ci serve. Dove l'ho messa? 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 Eccola qua. Ci serve questa qui per andare a cercare il nostro rituale, che è il rituale, adesso ve lo trovo, 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 del magnetismo. E quante rune vuole? 16, poche, poche, onestamente molto poche. Ragazzotti, me lo metto a fare, dove me lo metto a fare? Me lo metto a fare in una zona che, ma lo mettiamo qua. Guarda, lo mettiamo qui, tranquillamente, ok? No, no, aspetta, stai calmo. Ammazza, oh, niente, è pieno comunque. Oh, che dolore. È pieno comunque, va bene. E tu cioppa, che te devo dire? Fortunatamente ho tolto un pezzo, ma devo toglierne ancora e ancora e ancora e ancora. Andiamo quindi a mettere la nostra Ritual Stone qui. Andiamo con questo ciccio e facciamo così. Signori, il rituale si compie da solo. Cosa fa questo rituale meraviglioso? È presto detto. Però, Seb, come al solito, se tu non ci metti la cosa, l'activation, lei non funziona. Fortunatamente ci muoviamo molto veloci in questo mondo di ladri. Eccola qua. Vi faccio vedere questa figata incredibile. Let's go. Attiviamo il nostro amico.
così, ok, andiamo a guardare un pochino come si è sceso di... sta risalendo subitissimamente. Siamo pronti? Siamo caldi? Attenzione, che cos'è? Un blocco di call. Due blocchi di call. Tre blocchi di call. Ragazzi, questo rituale ciuccia gli or importanti, quindi non la stone, non la dirt, ma tutte cose, dal terreno. È una sorta di mining laser, un po' limitato, ma è... cioè, wow. Guarda, 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 guarda che spettacolo. È uno spettacolissimo, signori. È davvero uno spettacolo. Io direi pure di andare a vedere quanto costa, ma soprattutto di ciancare questa zona qua. E infatti lo sapevo che non era ciancata. Sento degli zombie. Va bene. E andiamo a vedere, a togliere quella lì per vedere quanto mi sta consumando questo rituale, compreso dei sigilli sempre attivi. Quindi, opela. Attenzione, mi consuma... minchia. 200 ogni tot secondi. Probabilmente mi consuma... mo si è fermato? Ok, perfetto. Mi consuma 200 ogni or trasformato, anzi trasportato. Buono, buono. E noi ce lo stoppiamo. Guardate qui. Ma che meraviglia. Ma che cacchio di meraviglia è questo. Ragazzi, lasciamolo fare perché lui riempirà un cubo 3x3 e poi vi faccio vedere un altro rituale che è ancora più meraviglioso, che va in combo con questo e che ci permette di scavare quella roba in automatico. Ma prima vado a dormire, ciao lievito. Per fare quelle maledette ritual stone purtroppo ci serve una fracca di ossidiana, quindi andiamo a cercarla. Eccola qui, bella ossidianina mia. Mettiamo questo, switch a quest'altro. E andiamo a mettere un po' di acquetta qui. Oh yes. Signori, siete pronti? Anche se siamo immuni, quindi non ci dobbiamo preoccupare di niente. Tasto sinistro, anzi tasto destro. Tutta l'ossidiana va nel mio inventario. E la cobblestone va al posto dell'ossidiana. Una figata assurda. Non è un bug, eh? Non sto bug abusando, ragazzotti. È così. Semplicemente è così. Funziona così questa cosa. Posso prendere anche i blocchi di diamante. Ovviamente come... alcuni ingenuotti hanno scritto, non mi dispiace, ma non funziona al contrario, nel senso che tu non ci puoi mettere i blocchi di diamanti e prenderne quanti ne hai di stone. Non funziona così, ragazzotti, mi dispiace, ma sarebbe bello, altrimenti sarei pieno di diamanti adesso. Ora, visto che ci siamo e ci dovremmo avere... no, non ce l'ho il piccone off the core, perché il mio core si sta a riparazio. Vediamo qui che cacchio c'è. Questo qui si può usare come stabilizzatore. Qui ce n'è altra, però sinceramente... no, vabbè, è così divertente prendercela, sapete che c'è? Sapete che vi dico? È così divertente. Oppela, vai chicco, magia. Oh yes, oh yes, oh yes, che spettacolo. Ovviamente si può fare con tutto il resto, guardate, call 12, vogliamo quelli? Nessun problema, andiamo qui, facciamo così, no, ho sbagliato. Facciamo così e abbiamo le sciardine. Certo, non c'è applicato la fortuna, quindi se lo facciamo sui diamanti ce ne darà sempre 1-1-1-1. Però, ragazzi, comodissimo per scavare, è proprio comodo, 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 comodo. Quindi, come al solito, e ricordatemi, vi prego, di mettere le nostre amiche, la nostra amica stone qui a diventare altre cosine. Ci facciamo un'altra Master Ritual Stone e ci mettiamo le nostre plate per ottenerne... ma quante ne vuoi? Ma senti, ma me ne servono tantissime, me ne faccio 52. Ci stanno dei rituali che ne vogliono 125, cioè qualcosa di incredibile, incredibile. Andiamo a prendere questo, che ogni volta io lo cerco che è verde, invece non lo trovo perché sto cercando il rosso, e andiamoci a mettere questa stone. Vi faccio vedere che impiantino intelligente che ha fatto il nostro Marcus Crown. Se il glitch, i glitch ce lo permettono. Allora, qui c'è la... qui c'hai questo tick di redstone, tu ci metti la stone qui dentro, ok? Lui mi pare che siano 13 secondi più o meno, più o meno. Ok, let's go, segnale negato, vediamo, opela, entra una di queste. Diventa slate di secondo livello, ma non entra lì sotto, ok? Anzi, questa è slate di primo livello, ok? Guardate, dove è andata? Let's go, è andata qui sotto. Wow, oh, oh, oh. Però in questo momento stiamo utilizzando i rituali e quindi è cosa buona e giusta rimettere il nostro orbino, perché altrimenti ci scende troppo l'LP e poi non possiamo usare tutti i nostri ritualissimi meravigliosissimi. Allora,
qui il nostro Ciccio ha fatto in un raggio, in un blocco 3x3, ha messo 3x3x3, scusate, ha messo tutta questa roba e io posso metterci un rituale sopra. E questo rituale si chiama il rituale del Crusher. Andiamo a posizionarlo. Questo qui è più difficile, vuole anche quelli neri, quindi è un rituale di livello intermedio, mentre quello lì è un rituale semplice. Noi ci andiamo a mettere una bella cesta qua sopra e poi lo attiviamo, ragazzi. Questo coso mina i blocchi per noi, li sta rompendo, è una cosa incredibile, vanno in combo spettacolare. È più veloce quello sopra, ok? Appena lui troverà qualche altro blocco, eccolo, lo mette lì sopra. Mio Dio, è un curry. È un cacchio di curry. 18 di iron senza fare nulla. Mio Dio, 21 di iron. E questi sono 42 ovviamente. Uno spettacolo. Questo coso si può upgradare, perché per adesso lui cerca in un raggio 3x3. Lo possiamo far diventare 7x7. E se non sbaglio anche di più, forse 10x10, però servono i reagenti, che non so se voglio, perché sono davvero noiosi, cioè non ve li, vedete, ha finito? Ok, quindi ora qual è la nostra alternativa? La spostiamo. Intanto fatemi vedere se qui, oh mio Dio, siamo sempre belli messi benissimo. Oh yes, oh fucking yes. Lui mi sa che ha finito. No, non ha finito, sta ancora cercando, è arrivato al livello redstone, attenzione, attenzione, forse ci scappa il diamante? Non lo so, non lo so. Ah, una cosa importante è che questo coso può essere upgradato, anche questo, per avere fortuna. Ci basta, perché è molto costoso, ci basta mettere un blocco di diamante qui, uno qui, fortuna 1 e mezzo, uno qui, fortuna 2 e qualcosa, uno qui, fortuna, no scusate, fortuna qui 2 e mezzo e qui diventa 3, guardate qua, i diamanti, non ci posso credere che sono stato così sculato, proprio il posticino morbido ragazzi, mamma mia, cioè, senza fare niente, noi siamo così, c'è una mucca. Ovviamente penso che abbia finito, perché è arrivato al costo dei diamanti. E per non fargli sprecare cosa, o lo disattiviamo o ci mettiamo una leva. Ma quasi quasi la cosa dei reagenti mi stuzzica, sapete, perché è davvero, cioè questa è epica. Come sapete che io non uso mai epico, perché secondo me è sbagliatissimo usare epico per riferirsi a delle cose che sono comunque di un gioco. Però cazzo, questa è epica. Questa è una figata. Questa è una figata madornale. Dovrebbe essersi spento. Oh mio Dio, crasha pure le cose che... quindi è come se ci avessi un crusher con... Wow. È come se ci avessi sempre un crusher... Fermi tutti. Se questo qui lo faccio diventare un fortuna 3, poi posso prendere... A parte con questo, tutti gli orchi che prendo posso buttarli qui dentro. È una figata. È davvero una figatissima. E adesso, beh ragazzi, è proprio, cioè non volevo, ma adesso assolutamente sì, devo potenziarlo, perché devo vedere fino a dove può arrivare questo ciccio. Questi alberi li ho piantati io, si vede, stanno un po' cazzo di cane, forse dovrei metterci un po' di grass. Venite in live per darmi dei consigli estetici, anche se questa settimana siamo a Lucca e quindi è un po' difficile che io possa ricevere i vostri consigli da Lucca. Ragazzi, andiamo, dai, facciamolo. Calefactor? No, mi sto sbagliando, scusatemi. Reagent. Neanche questo. Terrea. Eccolo qui. Questo qui si fa nell'Alchemic Chemistry Set. Quindi dobbiamo cercare Alchemic Chemistry. Oh, eccoli qui. Oh. Ok. E oh. What the fuck? Ce ne ho un po' di queste. Dimmi sì, ne ho viste un pochino, ma non so. 7. 7 è un ottimo numero, ragazzi, è sicuramente meglio, e se ne va la voce mentre dico una cazzata, meglio di 6. Allora, let's go. L'ossidiana ce l'ho, ci serve una blaze roddina. Sapete che le blaze rod mi mancano? Cioè, o mi porto uno spawner di blaze? Ah, una cosa che non vi ho fatto vedere è la quantità spropositata di drop che c'è, che ci sta qua dentro. Guardate qua, cioè, un bordello incredibile. Guardate pure qui, le mana cake. Davvero, l'Ender Pearl. Ma che cazzo, mica l'avevo viste quelle. Fermi, le Ender Pearl, 14 Ender Pearl. Niente male.
Niente male davvero. Allora, riposizioniamo la nostra cobblestone in questo luogo e riprendiamoci il ciccio che mi è finito lì dentro per sbaglio. Un bel pescione lo buttiamo qui dentro, questo qui, e ci siamo, let's go. Andiamo a vedere. No, aspetta, la cobblestone mi serve. 1, 2, 3. Perfetto. Andiamo a fare oppela ed oppela il nostro brewing stand vanilla. E poi facciamo oppela e otteniamo l'alchemic chemistry set, che è brutto, raga, è proprio brutto, sembra un fungo marcio. Però chi siamo noi per giudicare? Cioè, mamma diceva, ecco, qui è già un po' meglio, eh. Allora, per fare la robetta bella... guardate, ha ripreso a far funzionare questo. Mi ero scordato, perché se togli... metti l'orb... orbo sondesto... dove sta il mio orb? Eccolo qui. Oppela, no, togliti e mettiti. Perfetto, ok. Adesso rifunziona ciccia, ma questa qui è attivata? No, è disattivata, molto bene, così ci piaci. Andiamo a vedere che cosa ci serve per fare... questo è incendium, però non ci interessa purtroppo, ci serve terrea. E ancora meglio ci servirebbe questa, Orbis terrea, che si potrebbe fare successivamente, però per adesso facciamo terrea. Abbiamo bisogno di tutte queste cose vanillosa e un simple catalyst. Si fa facile. È abbastanza facile, è molto facile. Temevo che fosse difficile. E invece è facile. Tra l'altro c'è un rituale, lo so, sì, c'è un rituale, ragazzotti, che vi permette di farmare automaticamente la roba con quel ciccio ciccio. Ebbene sì, è tutto molto molto bello, se devo essere sincero. Prendiamoci un altro stack di questo, perché mamma diceva sempre è meglio abbondare che deficere. Ci servono delle sugar cane che non ho, quindi dobbiamo andare qua giù. Eccole qui. Non mi ricordo quanto me ne dà, sempre uno. Oh yes, very good. Poi abbiamo bisogno sempre di gunpowder e glowstone. Allora, la glowstone l'abbiamo presa nella precedente puntata. E dove sta? Non qui. Marcus Cron perde cose? Ma certo. Dai cazzo, l'avete visto che ho preso la glowstone? Sono sicurissimo. Eccola, così poca. Triste. E poi di qua, oppela, avevamo visto che c'era un bordello di gunpowder. Perfetto, buttiamo tutto dentro. E poi ci serve un orb. Io spero che il mio orb vecchio vada bene. L'apprentice orb andrà bene o andrà male? Vediamo un po'. Sembra spruzzerellare. Eccolo, sì. Adesso voglio sapere se me lo stacchi. Se me lo stacchi, sono felice. Yes, very very good. Oh yeah, visto che sembrano vari passaggi, ragazzotti, ho deciso di farne un altro. Ta-dan! Eccolo qui. E ci mettiamo questi qua. Io sto sprecando tutta la mia glowstone, ma chi se ne frega della musica. Ci mettiamo questa, giusto? Sì. Ci mettiamo questo e ci mettiamo questo. Vediamo se me lo prende anche col wake. Nope. Sono un po' triste. Vediamo un po'. Sì, sta funzionando, signore e signori. Oh mio Dio, eccolo qua, il terrea. Ottimo lavoro. Vedi, ci dice anche la resipe. Sono molto felice di questo. Allora, non facciamone troppo, sinceramente, di terrea. Perché voglio prima vedere se funziona, perché sono un po' una segaccia a fare queste cose. Quindi, andiamo a craftare dei cosi che servono per metterci il reagente dentro. Che cos'è questa roba? Questo è quello lì di prima, no? No, è un altro. Ah, che noia. Va bene. Va bene. Abbiamo detto... what? Abbiamo detto bonna mil. Sono un po' dispiaciuto di tutti questi crafting, ragazzotti, in una serie magica, però dobbiamo pur farli, no? E poi c'era... Scusi lei, me la tocca la medusa. E poi abbiamo il nether parpo. Eccolo qui. Perfetto. Quindi dobbiamo andare qua, togliere tutta questa robetta, mettere due di queste. Yes, very good. Una di queste e uno di questi. Vediamo se la magia si compie. Non si compie, ragazzi. Non si sta compiendo. Eppur... forse serve l'orb avanzato? Fammi vedere. Sì! Mi sa di sì, serve il Magician. Ai, quindi ogni cosa è così, eh? Ah, la metti su questo piano? La stai mettendo su questo piano? Va bene. Va bene. Questo qui si faceva con un blocco d'oro. Mi servirebbe farne
un 3 o 4 direi. Eccolo qua, sta funzionando, ne abbiamo già belli 8. Tra l'altro ricordiamoci che questa cosa ci serve anche per fare l'incensiere, il calcinator. E per farlo dobbiamo tra l'altro... Eccolo, lo sapevo che c'era la fregata, scusate, non voglio essere troppo volgare oggi. Andiamo a fare così. Dovrebbe funzionare. Non stai funzionando? Mi hai fregato, mi hai illuso? Davvero? Mi hai illuso? Oh, oh, shit. Signori, serve quello ancora più avanzato. What? What? Andiamo a vedere. Orb. Quello dopo di questo è questo e vuole 40.000 di LP. Oh, shit. D'accordo. Forse possiamo farlo, però. Perché privarci di questa gioia? Mi serve una di queste, sì. Poi mi serve di andare a uccidere un mobino, giusto? È corretto questo? Non mi ricordo se funziona anche con gli animali. Ma perché non provarlo su questa mucca? Mucca, vieni un attimo. Mi sa che la mucca muore subito e quindi non è adatta allo scopo. Chi potrebbe non morire subito? È un mob normale. E dove lo trovo un mob normale? Aspetta, perché lo vedo, lo intravedo. Si trova precisamente... qui. Ehi là, salve mob normale. Mi dia quello... Mi ha dato un cervello. E della carne morta. Guys, alle volte dimentico di avere un mob spawner disponibile. Eccolo qua. Oh, oh yes, già due. Chissà che ci si fa dopo con tutta sta robetta. Arcane pedestra, l'ho molta paura. Ma per adesso non ce ne pippa assolutamente niente, perché noi vogliamo provare a infonderlo. E quindi andiamo a casa nuova. Oppela. Metterò anche un teletrasporto anche lì, che ci sta, se lo merita. Se lo merita. Allora, basta con sta storia, basta per favore. Eccoci qua. Questo è entrato dentro così. A buffo. No, 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 fermo. Fermo, stai calmo. Stai calmo. Ah! Ah, sei impazzito, ragazzi. È impazzito. Fermo, non mi trasformare tutti questi. Ok, c'ha 30.000. Secondo me ce la fa. Perché sopra c'ha tutte quelle creaturine morbide. Vediamo un po'. Minchia, quanto ciucci. Ciuccia davvero veloce, eh. Stai ciucciando? Lo aiuto. Io lo aiuto un pochino. Ce la farà? O non ce la farà? Ecco, quando arriva a zero è un problema. Vedete che gli entra? Gli entra il sangue? Oh yes. Gli sta entrando, però non so quanto ne perde. Quindi forse ci vuole... Oh no! E invece no! E invece ce l'abbiamo! E ragazzi, questa cosa è buonissima per due semplici motivi. Uno, perché possiamo fare andare avanti nell'alchemica del sangue. E due, perché questo coso ci aumenta la portata massima del sistema in aree. Adesso vi faccio vedere, vediamo un poco. Intanto è molto più veloce. E quando vi ricordate prima c'era massimo 105, oddio, sto per morire, sono un pirla, non vedo un cazzo con i cuori runici, va bene, ok, stavo per morire male. Eccolo qua, 154.000, 155.000, quindi sta aumentando il nostro pool. Sono felicissimo di questo. Allora buttiamoci dentro non questo ma questo, e dovremmo vedere una magia compiersi. Non si compie, perché mi sa che mi sono perso un pezzo. Vediamo un poco. Oppela ed oppela. No, è giusto. Ci va il concentrated. Il concentrated è un altro step ancora. Oh, ti odio tanto. Ok, no, è facile. Ragazzotti, ma l'è complicatissimo. E ce ne servono due di quelli. Sono molto, molto, molto... Cioè, da un certo punto di vista invece è carina come cosa. Mi servirebbe di portare una cesta con tutte queste componenti laggiù. Ma pensate se dovessi automatizzare tutto questo, quanta roba verrebbe fuori. Cioè, è un bordello. 5 rituali tutti attaccati che si passano la robetta. Incredibles. Sta funzionando la nostra Ciccipuzzi e ci sta facendo questi fractured bones. D'accordo. Cazzo, quanti passaggi per una cosa sola, eh? Però, poi, vi posso assicurare che ne varrà la pena. Quindi togliamo queste cicce, perfetto, e andiamo a crearne uno soltanto, se non sbaglio, eh? Uno solo, con un pezzettino, una piccola gold nuggets. Una piccolissima gold... Eccola qui. Ma eccotela qua, ma fantastico. Per Messico. Andiamo di qua. Oppela.
Ce la buttiamo dentro? Yes. Funziona, sì, grazie Gesù, grazie. Ti voglio tanto bene, Jesus. Jesus. Abbiamo il Concentrated Catalyst. Il Concentrated Catalyst ci permetterà di fare questi qui. E ce ne dà due. Grandioso. Grandiosissimo. Quindi andiamo a prendere le Demonic Slate. No, le Imbu Slate. Eccole qui. E lo mettiamo qui e qui, togliendo questa. Funziona! Sì! Ti amo! Vi dà fastidio questa puntata così piena di crafting? Anche un po' a me, se devo essere sincero. Ma va bene lo stesso. Calcinator. Oh, eccolo qui. Vuole soltanto un po' di cobblestone e un po' di glass. Meno male. Ragazzotti, meno male. Altrimenti... c'è una rima che non posso fare su YouTube che finisce coare. Oh yes, il calcinator. Speravate che il calcinator fosse la fine, ma ragazzi, il calcinator è solo l'inizio. Lo so, mi dispiace. Siete tristi? Non fa niente, tranquilli. Allora, come funziona il calcinator? Noi ci possiamo mettere il calcinator. Ci possiamo mettere un orbino, tipo, non il Wake, ma l'apprendista. Lo mettiamo qui dentro, proprio in questa saccoccia qua sotto. Dovrebbe vedersi... eccolo là, guardate, lo vedete? Sta lì sotto. Perché? Perché lui per... nebulizzare, non lo so, queste cose, ha bisogno di un po' di LP. A proposito di un po' di LP, controlliamo. Mi sta scendendo come un non si sa cosa. Perché qui è già pieno, giustamente. Ci rimettiamo la Magician qui, che fino adesso ha fatto il suo sporco lavoro. Ok, guardate, qui dentro inizia a esserci del Terrae. Terrae. Se adesso ce ne stava 1000, con questo qui ce ne starà 2000 e così via. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare uno. Quei strumenti lì, reagent of shield. E poi ci serve anche questo. Ok, questo è soltanto quarzo, grazie Gesù, grazie. Queste due le abbiamo, la stonna la possiamo fare, anche in questo caso possiamo farlo. C'è un però. Ci serve una giara dove mettere le nostre cosine. E per fare la giara ci serve il Concentrated de novo. Voi ricordate il Concentrated de novo? È proprio lui. Quindi andiamo così e ci mettiamo Only One Kenobi. Yes, per ora una giara sola. La giara immobile. Ma meno male che no. Vi ricordate quando ho fatto la farm, cioè no, il rituale per far crescere i maiali? Meno male che ho detto adesso andiamo a vedere come funzionano i cosi, perché altrimenti stai rimanendo lì tutto il tempo. Ok, si è ripreso il nostro ciccio ciccio. Andiamo qui, buongiorno caffè. Abbiamo ancora il glass? Yes, signori, let's go. No, signori, let's go, il cacchio che te se frega, perché non abbiamo le nostre slabine. Ci servono delle slab. Ma perché io faccio sempre troppa roba? Sono troppo abituato che c'ho l'applet, poi mi impacco tutto quanto. Ok, adesso abbiamo quelle cose, ci serviva l'oro e ci servivano reagent. Questi così di qui, che si fanno col quarzo? Io il quarzo però mi sa che l'ho usato tutto per fare dei blocchi di quarzo, perché in 150 anni che gioco a questo gioco ancora non ho imparato che il quarzo, il blocco di quarzo, non si può ricraftare in quarzo normale. Perché questo? Perché sono un pirla, cioè sono proprio un pirla di quelli importanti. Sul serio? Eh sì, eccolo qua, lo sapevo. Vediamo un po' se questo pack per caso... no. Vediamo un po' se in questo pack per caso c'è qualcosa che c'è. Io sì! La Botania! La Botania pensa a tutto, ragazzotti. La Botania pensa a tutto e noi la amiamo per questo. Vai! Oh, che adoro. Come fai a non adorare? La Botania! Andiamo a fare un pochino di questi. Oh yes! Facciamo così, ci serve uno sticchino. Ci serve uno stuzzicadenti e noi lo facciamo con questo legno bianco che non sembra legno, sembra una mattonella, ma va bene lo stesso. Only One Kenobi, grazie. Grazie, molto gentile. E poi facciamo quest'altro. Per cui sembrano esserci delle complicazioni, ma in realtà è tutto passeggero. No, serve del ferro. Sei una persona orribile, Marco Scrooge. Sei davvero una persona orribile. Let's go. Andiamo a prendere questo ferro e poi ce l'abbiamo fatta, giuro ragazzi, giuro. Pensate al bucio di culo per fare sta cosa. Ok, yes, dove metto queste cose? Non lo so,
Sono pienissimo come un uovo. E adesso se non funziona, sono pronto a suicidare. No, non si dice. Però sì, sono pronto. Allora, noi in qualche maniera magica con questi due strumentolli dovremo dire a Ciccio Ciccio, al Calefactor, di mettere qui dentro la Crystalline Bell, bla bla bla, queste cose qui. Quindi vediamo un po' questo qui che cosa fa. È usato per assegnare quale reagente può andare in quale container. Quindi facciamo così, sì, e poi facciamo così. Il tank segment now è terra, va dentro questa tank qua, perfetto. Invece quest'altro è per tunare. Che cazzo vuol dire tunare? Non lo sapremo mai. Vediamo. Attuned now. Ok, siamo pronti a vedere la magia. Dov'è la magia, ragazzi? Devo fare prima shift right click su questo e poi tasto destro su questo, credo. Non mi ricordo. Allora, qui dentro ci sono 2000 di questo, di Cristo Jar. Io adesso devo romperla perché spero che Ciccio contiene... Oh yes! Oh yes, contiene ancora le stesse. Quindi se io continuo a buttare il nostro componente, ne ho fatti soltanto 3, quindi continuo, ne metto un pochino, giustamente. Mi fai vedere, perfetto. Mi fai vedere che qui dentro si... adesso si sta liquefando, si sta vaporizzando, si sta nebulizzando, si sta... Esatto. Qui 20 soltanto e qui 3000. Perfetto, come potete vedere, prende anche un po' il colore. Magnifico. Ragazzi, let's go a verificare la nostra bellissima teoria. Andiamo di qua, andiamo di qua, perfetto, io scaverei questo qua sotto, yes, forse qua sotto, forse non è il caso di qua sotto, forse io vado qua sotto e poi lo metto qua sopra, sì, ancora più vicino, no, lo lasciamo qui, e gli diciamo che questo, deve andare su questo, no. Oh mio Dio, ci sono riuscito. Tasto destro, ragazzi, guardate. Attenzione. Oh, yes, scava 7x7, signori. 7x7, un piccolo correttino. Oh, yes. E questo qui scava in automatico? Ok, forse ha finito, o forse ha finito il reagente? No, non ha finito, sta scavando, è bellissimo. Quindi, 3000... Vediamo se gli bastano per un ciclo completo. Sono molto curioso. Beh, consuma molto poco però, eh. Consuma 10. Ma è fantastico. Quindi io qui posso mettere un calefattor. Ragazzi, uniamo due di queste. Mettiamo un altro reagente così diventa 11x11. Bellissimo. Allora, credo, ragazzotti, che la parte difficile e imprevista sia finita. Perché? Perché per ottenere questo bonus gli si può... Allora, il 7x7 basta terra, terra è. Il 12x12, se non sbaglio, giusto, sì, basta Orbis terra, e se gli dai entrambe scava 31x31. 31x31. È un quarry. È un cacchio di quarry della Builcraft della prima versione. Ed è magico. E non ci costa niente. Perché qui abbiamo questo. Ok, ok. Calma, calma. Raffreddate i bollenti spiriti. Dobbiamo riuscirci. Quindi, Opis Terra si fa con la terra. Quindi, ritorniamo a prima. A prima quando... Esatto, questo è qui. Facciamocene tutte. Sti cazzi. Cioè, proprio, ve lo dico dal cuore. Sti cazzi. Facciamocene tutte due... Dov'è finita quella gialla bellissima? Mi sa che sta qui dentro. Yes. Andiamo qui. No, non volevo mettercela dentro il nostro LP impianto. Ok, ci facciamo tantissime di queste fialette. Poi ci facciamo tantissima terra. Ma proprio tanta. Quindi così. E poi ci rivediamo a frappè. Allora, guys. Eccoci. Ho fatto un'altra di concentrated per fare un'altra giara. Abbiamo fatto 16 di terra. Quindi andiamo a vedere come si fa. Lobis, terra, queste qui che sono le boccette migliorate. Oh cazzo, forse ne ho fatte troppe o forse non lo so, va bene lo stesso. Ok, poi abbiamo bisogno della Gunpowder, Sand e Netherrack. Sono andato nel Nether per prendere la Netherrack, nel deserto per prendere la Sand. E la Gunpowder non ce n'è stato bisogno, ho dovuto prendere altre cosine per fare le altre infusioni. Gunpowder, eccola qui. Ah no, già ce n'avevo uno stacca dentro. Mi sta rincoglionando un sacco questo crafting, perché è davvero... Ah, però... Però, ragazzotti, mentre questo si fa, vi faccio vedere. Guardate, 410.000. 410.000. E sta scendendo perché questo qui... Oh yes! Oh yes, ce l'abbiamo. Oh yes, ce l'abbiamo, signori.
Ce l'abbiamo. E voilà, let's go. Ok, adesso dobbiamo ritrovare la formula esatta. Speriamo bene, qui c'è già tutto quanto. Ci mettiamo la nostra Orbis Terra. Ok, si sta cicciottando. Perfetto. Perfettissimo. Allora, era, se non sbaglio, giusto? No, era così e così. Sì, va bene. E così era. Tasto sinistro. No, aspetta, devo fare così. Devo clearlo, ok. Prima devo selezionare questo. E poi tasto destro su questo, facilissimo. Vediamo. Ma sei strunzo. Ragazzi, l'ho rotto e si è risolto. Sempre tasto destro e tasto sinistro. Purtroppo dovevamo prima romperlo. Adesso qui dentro ci stanno 2000. Vediamo se si rifà tasto destro, tasto sinistro. Non posso farlo perché devo fare così. Tasto destro, tasto destro. È collegato. Gliela dovrebbe star passando. Qual è il tuo problema? Ragazzi ce l'ho fatta. C'ha soltanto slot per 3. Quindi dovevo per forza metterlo, far consumare quella. Adesso sta scavando 31 per 31. Oh mio Dio. Oddio, lo amo, è troppo figo. C'ha un sistema di merda, ma proprio di merda atroce. Ma voglio vedere se scendono tutte e due. Sì, scendono tutte e due! Signori, ce l'abbiamo! Mamma mia! Che devo fare? Qui sopra. Oh, yes, non vedo l'ora che finisca! Yes! Ragazzotti belli, ho atteso un quarto d'ora e ancora non aveva finito, al che mi sono messo a fare un altro calefactor, a metterci dentro altra di terra e altra di oppia terra e là come si chiama, e adesso stanno tutte e due dentro, ok, e lui sta continuando a fare. Io e Shifty ci siamo visti una puntata intera di Stranger Things, la seconda serie, che credo duri 50 minuti, amore mio. 50 minuti con questo sul secondo schermo e ancora non ha finito. Vi faccio vedere il magico prodotto. Prima però vi dico che abbiamo 1.000.000 di life point grazie a quell'orb. Ragazzotti, tenetevi forte. Questo è la chest nuova. Ok, diamante 32. Questa è la chest che ho appena tolto perché si era fermato. Mio Dio, la roba, cioè è assurdo, 31 per 31 di cuori magico che va a life point di cui ne abbiamo 1.000.000, quindi nulla da temere, questo continuerà fino a quando non saturerà tutte le chest, oppure io dovrò fare tipo, non so come posso sbistarle, forse con i golem, yes, oppure non finirà il suo raggio, 31 per 31, guys, è molto meglio di un curry, è un curry magico, io sono contentissimo di aver dedicato la puntata a questo coso, anche se questi mi hanno fatto dannare, perché ragazzi sono davvero, vabbè, avete capito quello che sono, ma alla fine ci siamo riusciti, e guardate qua che bello, come la va, e adesso direi che non abbiamo più affatto il problema dei materiali, perché hey! Guardate le shard, guardate a chi venite, il topazio, la sunstone sta anche per te sotto, va buono, la cinnabar, i lapiscazzoli, ettolitri di redstone, di minchia 50 diamanti, non l'avevo vista, 2, 4, 6, 8 stack di ferro e 2 di oro, mio Dio, è uno spettacolo. Quindi signore e signori, io volevo fare un piccolo bossino dell'Ars Magica, ma mi sa che ci salutiamo qui, ce lo facciamo alla prossima puntata, e intanto lascio andare questo fantastico cuore magico, se non c'è l'audio è perché purtroppo ho messo l'audio in cuffie, cioè dalle cuffie alle casce, lasciate un pollice in su per questa splendida quanto proficua puntata, io sono Marcus Crono, questa è la Magicraft 2, bella per voi, ciao!